Si è appena conclusa Turris Taranto, siamo con mister Capuano. Mister, innanzitutto devo dire che sarà un caso, però al 25esimo fai la sostituzione dentro De Marchi e Zonta e sono i due che ti confezionano il gol del pari 3 minuti dopo, quindi complimenti. Ma è stata una partita sofferta perché avevamo delle assenze iniziali, l'ultima quella di Bifulco, poi abbiamo perso dopo pochi minuti Mastromonaco, poi abbiamo perso Ferrara, quindi abbiamo perso i due esterni. E non era facile perché questi sono una buona squadra, senza ombra di dubbio, questi da quando hanno cambiato allenatore hanno perso a Castellammare in maniera non meritata. E quindi recuperare questa partita oggi veramente abbiamo fatto qualcosa di importantissimo. Diamo continuità ai risultati, mi sembra che il settimo, il sesto risultato utile consecutivo, sì, nei cambi siamo stati bravi, dove per la prima volta ci siamo messi in una maniera inedita 4-3-1-2, perché ho visto che loro ci lasciavano spazio tra le linee, quindi ho portato Orlando e ho accoppiato le due punte, abbassando Calvano sui 4, non l'avevamo mai fatto. Quindi esiste anche la difesa a 4 nel credo calcistico di Capuano. Certo, l'abbiamo dimostrato, un allenatore deve avere coraggio, diciamo che ultimamente su tutti i cambi che facciamo ci va sempre bene. E poi siamo saliti, abbiamo chiuso la partita in crescendo e ci portiamo un grandissimo risultato a casa. Abbiamo sofferto, eh? Abbiamo sofferto contro un'ottima squadra. Non è facile giocare su questo campo, sia per le dimensioni, sia per il calore del pubblico attaccato al campo. Comunque i ragazzi hanno sofferto con tutte le problematiche che avevamo, perché poi non è facile regalare due cambi in 25 minuti. Ho tenuto Ferrara 10 minuti in campo perché non volevo sprecare uno slot, altrimenti non avevo sostituzione. E quella situazione mi ha permesso poi di fare il doppio cambio e di recuperare la partita. 3 minuti dopo il tuo ingresso in campo, insomma, una bella soddisfazione, tra l'altro anche un gran gol, palla giocata da Orlando, poi l'assist di De Marchi che era entrato con te, quindi avete confezionato l'1-1 un regalo a Capuano. Sì, è stata sicuramente una grandissima giocata sia di Orlando che di De Marchi, mi ha fatto trovare la palla lì davanti e ci ho creduto, mi sono inserito e ho fatto gol, dai. Abbiamo tenuto un buon punto in un campo veramente difficile. Le ultime 10 partite sapevamo che erano molto difficili, soprattutto quando vai a giocare in campi e con squadre che si devono salvare, quindi siamo contenti, sicuramente possiamo fare di più e dobbiamo fare di più, però quando non si può vincere non si deve neanche perdere e oggi abbiamo dimostrato i valori di questa squadra. Sì, è vero, una partita tosta. Il Taranto è una squadra, oltre che una squadra forte, anche una squadra fisica. Lo dimostra il percorso che sta facendo. Secondo me è una squadra che può ambire ai playoff e anche di vincere i playoff. Niente, è stata una bella partita da parte nostra. Noi dovevamo fare questo tipo di partita. Il Taranto lo sappiamo, una squadra, come dicevo, fisica, che poi ha dei giocatori che in ripartenza sono pericolosi, quindi c'era da stare attenti. Purtroppo su una di queste ripartenze abbiamo sbagliato qualcosa noi e siamo stati puniti. Dispiace perché penso che, insomma, la mia squadra abbia fatto un'ottima partita.